In questa lezione impariamo a risolvere gli integrali per parti. Sono dei particolari integrali che si presentano sotto forma del prodotto di due funzioni che hanno pochi legami tra di loro. Di solito sono coinvolte due fra funzioni come potenza della x, funzione esponenziale, seno e altre simili. Come appena detto possiamo pensare l'integrale per parti come prodotto fra una funzione f di x e una funzione g di x. Fra queste ne dovremo scegliere una da integrare e una da derivare. Fatta questa scelta possiamo applicare questa formula risolutiva, nella quale f di x è una primitiva della funzione f di x. Questa formula risolutiva ci permetterà di risolvere questa tipologia di esercizio. Dove stanno le difficoltà? Facciamo alcune osservazioni. Intanto dobbiamo essere bravi a fare la giusta scelta per la funzione da integrare e quella da derivare. Di solito si sceglie da derivare la funzione che si semplifica una volta svolta questa operazione. Pensiamo per esempio a una potenza di x, che scende di grado ad ogni derivata. Sbagliare questa scelta ci porta a calcoli pressoché diabolici, impossibili da portare avanti. Un'altra difficoltà può essere data dall'integrale presente nella formula risolutiva, che in alcuni casi può essere difficile da risolvere o nuovamente un integrale per parti. In questo caso dovremo ripetere il processo in una sorta di matriosca di integrali. Ma bando alle chiacchiere e passiamo agli esempi pratici. Partiamo con un esercizio classico, l'integrale del prodotto di x e di e elevato x. Per prima cosa dobbiamo scegliere la nostra f di x, funzione del quale calcoleremo una primitiva, e la nostra g di x, funzione che dovremo derivare. In questo caso scegliamo come f di x e elevato x come g di x la x. Questo perché la derivata di x è 1, quindi si semplifica. Scegliere e elevato x, almeno in questo esercizio, sarebbe una follia, perché la sua derivata rimane e elevato x, quindi l'esercizio proseguirebbe praticamente all'infinito. Allora calcoliamo la primitiva di e elevato x integrandola. Il risultato è semplice ed è e elevato x. Possiamo tralasciare la costante arbitraria c perché la ritroveremo nell'integrale della formula risolutiva. La derivata di x, come detto prima, è invece 1. Ora possiamo sostituire tutto nella formula che abbiamo presentato all'inizio. Faccio notare che ho riarrangiato i termini dell'integrale di partenza in modo che sia più semplice vedere la corrispondenza con la formula. Come si può notare, l'integrale che ci è rimasto da fare è piuttosto semplice e tra l'altro lo abbiamo già calcolato poco sopra. Sostituiamo il risultato e poi raccogliamo e elevato x per trovare il risultato finale di questo integrale. Nel secondo esercizio vediamo una particolarità. Dobbiamo risolvere l'integrale del logaritmo naturale e a prima vista questo non è proprio il prodotto di due funzioni. Quindi, come scegliamo f di x e g di x? Lo facciamo notando che possiamo vedere il logaritmo naturale di x come logaritmo naturale di x per 1. Quindi scegliamo come funzione da integrare quella costante uguale a 1 e come funzione da derivare il logaritmo naturale di x. L'integrale di 1 è semplice e vale x. La derivata del logaritmo naturale è 1 fratto x e questo ci permetterà di lavorare soltanto con funzioni semplici di x una volta sostituiti i valori nella formula. Infatti, effettuando la sostituzione, l'integrale rimasto da calcolare è quello dato dal prodotto di x e 1 fratto x. Semplificando, si riduce all'integrale di dx, identico a quello che abbiamo svolto prima. Possiamo allora sostituire il risultato e poi raccogliere la x per trovare il risultato finale di questo integrale. Nel terzo esercizio il livello di difficoltà inizia a salire. Dobbiamo calcolare l'integrale del prodotto fra una potenza di x e il seno. In questo caso scegliamo come funzione da integrare il seno e come funzione da derivare la potenza. È una scelta logica perché derivando la funzione potenza questa scende di grado ad ogni passaggio. La primitiva del seno è meno coseno di x, mentre la derivata di x alla seconda è 2x. Sostituiamo questi risultati nella formula. Portiamo fuori il 2 dall'integrale a secondo membro e osserviamolo attentamente. L'ho evidenziato in blu perché non è un integrale immediato ed è di nuovo il prodotto di due funzioni che mal si accordano tra di loro. Lo dobbiamo svolgere nuovamente per parti. Allora scriviamolo a parte e riapplichiamo lo stesso procedimento. La scelta di f e g è la stessa che abbiamo fatto in precedenza. E in questo caso la derivata di x si riduce ad 1. Sostituiamo allora per questo integrale i valori nella formula e poi svolgiamo l'integrale rimasto, quello del seno, che ha come risultato meno coseno. Otteniamo questo risultato. Possiamo adesso riprendere la risoluzione dell'integrale principale sostituendo questo risultato al posto dell'integrale in blu. Ci resta soltanto da semplificare. Moltiplichiamo tutto per 2 per giungere alla forma finale del risultato dell'integrale di x alla seconda per seno di x. Notiamo che la C non è cambiata dopo la moltiplicazione per 2 perché la possiamo comunque intendere come costante arbitraria. È un po' come se C si mangiasse tutti i numeri per i quali è moltiplicata. In questo quarto esercizio vedremo un procedimento particolare che si applica quando le funzioni coinvolte non si semplificano derivandole. Dobbiamo calcolare l'integrale di e elevato x per il coseno di x, due funzioni che, volendo, possiamo derivare all'infinito senza che nessuna delle due si annulli o semplifichi. Come procedere, allora? Vediamolo nel dettaglio. Intanto, scegliamo come f di x la funzione esponenziale e come g di x il coseno. In questo caso non seguiamo una particolare logica perché entrambe le funzioni non danno una grossa mano se derivate. Calcoliamo allora la f grande di x, che è di nuovo la funzione esponenziale. Deriviamo poi il coseno ottenendo meno seno. Sostituiamo questi risultati nella formula risolutiva che ormai conosciamo bene. Come potevamo immaginare, l'integrale risultante non è tanto semplice da risolvere e anzi è simile a quello che stiamo risolvendo. Dobbiamo allora provare a integrare di nuovo per parti. Riscriviamolo a parte e ripetiamo il procedimento. La scelta delle funzioni è identica a quella che abbiamo fatto prima, e l'unica differenza sta nel fatto che adesso al posto del coseno c'è il seno. Applichiamo nuovamente la formula risolutiva sostituendo questi risultati. L'integrale risultante non è per nulla immediato e andrebbe risolto per parti. Dobbiamo continuare all'infinito? No, per fortuna! Intanto sostituiamo questo risultato nell'integrale principale. Adesso, osservando attentamente ciò che abbiamo scritto, possiamo notare che l'integrale di e elevato x per coseno di x, quello che stiamo risolvendo, compare sia a primo che a secondo membro. Come fosse un qualunque altro termine di un'equazione, possiamo portarlo da primo a secondo membro. E poi possiamo sommare fra di loro questi termini simili. Intanto a secondo membro abbiamo messo in evidenza e elevato x tra i due termini. Ora, per raggiungere l'agognato risultato, ci basta dividere tutto per 2 e completare con la costante arbitraria c. Questo è il risultato dell'integrale di e elevato x per coseno di x. Questo procedimento si impiega di solito quando sono coinvolte funzioni che non si semplificano una volta derivate. Come e elevato x le funzioni goniometriche. In modo del tutto analogo si risolve, per esempio, l'integrale di e elevato x per il seno di x. In questo quinto esercizio vedremo come un integrale per parti può dar luogo a calcoli piuttosto complessi, e una buona organizzazione in questi casi sarà fondamentale. In questo caso la scelta della f di x ricade sulla funzione esponenziale mentre la g di x è la x alla seconda. Calcoliamo, come abbiamo imparato a fare, primitiva e derivata, in modo da avere i termini da sostituire poi nella formula risolutiva. Una volta svolti parecchi esercizi questi calcoli iniziali si possono pure fare a mente. Sostituiamo questi risultati nella formula risolutiva e riarrangiamo l'integrale a secondo membro portando fuori due terzi. Segnato in blu c'è un integrale che dobbiamo nuovamente svolgere per parti, quindi riscriviamolo e applichiamo nuovamente la procedura. La scelta delle funzioni è di nuovo la stessa, e questo ci permette di semplificare la x fino a farla diventare 1. Sostituiamo questi risultati nella formula, e adesso, per risolvere l'integrale rimasto, portiamo fuori un terzo affinché ci rimanga soltanto l'integrale di e elevato 3x. Il risultato lo conosciamo perché lo abbiamo già calcolato in precedenza, e in questo caso dobbiamo aggiungere la costante arbitraria c. In vista della sostituzione, facciamo la moltiplicazione, ricordando che la c, per qualunque numero la si moltiplichi, rimane una costante arbitraria, e quindi rimane espressa come c. Sostituiamo adesso questo risultato all'integrale in blu e prepariamoci a semplificare. Moltiplichiamo tutto per due terzi. E ora, per semplificare ulteriormente, raccogliamo i termini in comune. Sono un ventisettesimo e e elevato 3x. Questa è allora la forma definitiva dell'integrale di x alla seconda per e elevato 3x. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace. Iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!